Presidente Sebastiani, intanto un commento su questa uscita, seconda uscita stagionale del Pescara. Ma sicuramente bene nei primi 30-35 minuti, molto bene direi. Poi dopo noi siamo ancora un po' pesanti perché abbiamo iniziato un po' in ritardo rispetto agli altri e poi la Ternana è una squadra importante, costruita per vincere il campionato, c'ha tanti giocatori di categoria superiore, quindi era un buon test e credo che sia andato anche bene. Molto bene Masciangelo, migliore in campo, tra i nuovi Maestro e Seter si sono ben distinti. Diciamo che li abbiamo presi per quello, però questo è un test che lascia il tempo che trova. Crediamo che di aver preso due buoni giocatori, poi il campionato dirà se questo sarà vero o no, però oggi hanno fatto molto bene pure loro. Masciangelo teme l'arrivo di Jarosinski? Ma secondo me è una squadra che vuole lottare per qualcosa, non deve temere niente nessuno, sanno che saranno 22-23 giocatori e si devono giocare il posto ogni partita. È importante, Masciangelo sta facendo molto bene, quindi credo che non debba aver paura di nessuno, però non si può nemmeno pensare che una squadra possa essere costruita senza alternative o addirittura magari l'alternativa diventa titolare. Questo... Ma arriva Jarosinski, Presidente? Ma credo di sì, noi abbiamo fatto un accordo sia col giocatore che con l'agente o anche col Genoa. Il Genoa sta aspettando di chiudere una sua operazione in entrata per liberare il ragazzo. Ecco, sul fronte attaccante Tutino sembra una telenovela, ma gli ultimi rumors danno ora il Pescara addirittura in vantaggio. Lei ci conferma? E poi su Dionisi e Ceravolo, che sono nomi, uno uscito ultimamente, Ceravolo, Dionisi c'è già da un po'. Non è che vi confermo, sono questi i giocatori che sono sul mercato, sono Dionisi, sono Ceravolo, sono Trotta, Ceravolo neanche tanto è sul mercato, quindi Tutino è un giocatore che deve andare a giocare, però su questi 4-5 nomi, forte della Juve Stabia, su questi 4-5 nomi ci sono praticamente tutti, quindi c'è anche il Pescara. E qual è più vicino, cosa ci può dire tra insomma, questi nomi? Ma più vicino di questi è Dionisi, sta a Frosinone, a 4 passi. Più vicino sul fronte mercato? Allora. Sul fronte mercato ancora non c'è nulla, quindi non posso dire nulla. Ecco, invece Zampano si è arenata la trattativa in fase di stallo, ci sono ancora contatti? No, Zampano è anche lui uno di quelli che potrebbe fare al caso nostro sulla destra, ci sono 3-4 nomi e tra questi anche Zampano. Presidente, l'ultima sui centrali, perché oggi abbiamo rivisto Turdi e Scognamiglio, ma evidentemente lì insomma volete fare qualcosa. Angella continua a essere sul taccuino, anche se lì è un po' smentito. No, ma io continuo a smentire, cioè, sul taccuino. Angela non è sul taccuino del Pescara, ci sono dei giocatori che chiaramente dobbiamo prendere perché per numero siamo pochi e onestamente oggi sono 3 difensori centrali sulla carta, che c'è Risalde, Scognamiglio e Drudi. Quindi Tui e Antei? Possono essere dei profili loro, ma ce ne sono anche altri e Bocchetti e Repetto stanno lavorando su questi nomi.